Però Gigi, da te il debutto domani, visto che hai squalificato domenica, come vedi questa seconda giornata, non tanto dal punto di vista personale, ma dopo uno 0-0 Modena che è un po' di strascico che gli ha lasciato. Ti aspettavi Ciao. tante critiche? Quando la squadra descrive un gioco di qualità, le critiche fanno parte un po' anche del gioco, nel senso che ma la cosa importante non è tanto le critiche quanto il lavoro che stiamo svolgendo, quello che stiamo mettendo in campo. Sono convinto che il lavoro si sta facendo bene, ci vuole un po' di pazienza perché chiaramente qualcuno ancora non è in condizioni migliori, dettato un po' dai carichi di lavoro, dettato un po' anche dai modi diversi di giocare. Questo fa un po' parte dell'idea del percorso che stiamo facendo. Che Parma ti aspetti? Ma il Parma che mi aspetta è il Parma che ha, tra virgolette, che dia una continuità di miglioramento in quello che sta facendo in allenamento. Aspetto questo perché i ragazzi in allenamento da anno si hanno da fare e adesso devono metterlo in pratica in quella che è la gara. Devo raccogliere la segna, tra virgolette, consentendo questo modo di esprimermi, hanno lavorato tanto, è anche bene. Adesso è il momento in cui devono raccogliere. La volontà c'è, la determinazione c'è, è chiaro che a volte bisogna andare anche oltre. Senti, io la critica che mi sento di fare di più alla squadra dopo la prima del campionato è che non mi aspettavo, anzi mi aspettavo più personalità, visto che sono quasi tutti giocatori esperti. È vero che hanno gestito lo 0-0 e non potendo vincere sono riusciti a portare a casa il pareggio, però in certi momenti mi aspettavo, tra virgolette, più cattiveria. Ti dico un dato. Nessuno ha ammonito in trasferta, mi sembra, non è che ti invito a chiedergli di picchiare, ma anche questa cosa è un po' sintomatica. Questo è un argomento su cui ho trattato praticamente con la squadra dopo la gara di sabato. Ci vuole più cattiveria agonistica, ci vuole più determinazione, questo sì, è chiaro. Questa è la critica che ho fatto anch'io. Questa è la base di un calciatore deve essere la determinazione, la volontà, la cattiveria agonistica che ti permette di comunque di far sì che l'avversario comunque ha un certo rispetto e il fatto che comunque non ci sarà nessun ammonito può essere un sintomo. Questo è, però al di là dell'ammonizione, la Sì. Mister determinazione, questa è stata lampante. Buongiorno, magari forse tutte queste critiche erano dettate dall'altissima aspettativa, no? Parma ha fatto un buonissimo mercato, soprattutto all'inizio, poi giocava forse contro Modena che sulla carta era dato quasi per spacciato, se non del tutto, forse un po' di stupore per lo 0-0 ci sta, soprattutto pensando a questo. A questo antefatto, lei come la vede? Vedo che il campionato di Lega Pro è un campionato difficile, che se non affronti come una squadra con rispetto è chiaro che poi va in difficoltà. La difficoltà che abbiamo avuto è che in alcuni momenti abbiamo gestito bene la palla, in altri no, e mi è mancata un po' quella personalità che è stata evidenziata. Però la mia preoccupazione c'è per un aspetto, che i ragazzi non continuano a lavorare come stanno lavorando bene. Adesso è chiaro che devono tirar fuori quelli che sono le loro qualità e anche l'ambizione che abbiamo, quindi questo sarà determinante proprio per cercare di. Sono convinto che verrà fuori. Chiaro che la delusione della Valencia fa parte di chi ama il Parma Calcio. Le critiche eccessive queste fanno parte un po' del folklore calcistico in Italia. Ecco, parlando anche in settimana con i ragazzi durante gli appuntamenti stampa, si notava, diciamo, un pensiero comune, difficoltà nel possesso palla, come diceva appunto lei, è nella verticalizzazione, nella manovra, nel costruire delle azioni. Può essere dettato dal fatto che comunque, sicuramente è dettato dal fatto che il modulo è nuovo, come diceva lei prima, può essere dettato anche dal fatto che comunque il play non era proprio, non fosse in gran forma, mi riferisco comunque a Biglietti, che è quello che secondo me è più mancato. Ma io non guardo il singolo, io guardo l'evoluzione del gioco, nel senso che
In costruzione eravamo lenti e quindi permettevamo, siccome giocavamo contro una squadra che comunque si difendeva sui dietro la linea della palla, diventava difficile trovare gli spazi. Nelle manovre che abbiamo fatto in velocità abbiamo dato qualche problema agli avversari. È chiaro che possiamo e abbiamo il dovere di fare di più, questo è ovvio. E soprattutto in costruzione la difficoltà è stata quella, che ho evidenziato, la manovra lenta, poi è chiaro che permette agli altri di attaccarti o di posizionarsi in maniera da poi da ripartirti, perché le occasioni che hanno avuto sono state occasioni che gli hanno dato l'opportunità di prendere, altrimenti grossi problemi tra virgolette non hanno andato. È chiaro che il nostro gioco non è stato brillante, non è stato. Ma questa è una cosa che è in miglioramento. Domani potremmo, al di là dei titolari, no, il modulo potrebbe essere lo stesso di Modena, e se c'è un cambiamento, soprattutto a centrocampo, non lo so, mi riferisco, io penso Miglietta, un avvicendamento Corpi per Miglietta, oppure roba del genere. Ci possono essere tutto e niente, nel senso che questa è una cosa che io sto valutando e la valuterò stasera, nel senso che quando mi riguardo gli elementi che sono stati fatti in settimana, poi faccio una valutazione completa. È chiaro che devo fare tante valutazioni anche sulle condizioni, sulle condizioni non soltanto come qualità, ma anche come condizione atletica, come condizione fisica. Mister Galassi ha dichiarato chiaro e tondo nei giorni scorsi, al mercato chiuso, che il Parma ha preferito tenersi uno slot libero a livello di un over che potrebbe arrivare anche in questi giorni, in queste settimane. Ecco, si pensa che questo over sarà a centrocampo. Volevo chiedere se lei, questo centrocampista che probabilmente arriverà, lo immagina regista o immagina invece un elemento, diciamo, tuttofare? Ma quello che cerchiamo noi è un giocatore che sicuramente abbia le qualità sia di impostare che anche che cerchi di rompere il gioco, ma questo non sempre riesce a trovare un giocatore di questi livelli. Però le caratteristiche importanti sono la determinazione, la voglia di venire qui e di mettersi a disposizione, chiaramente con qualità, perché cerchiamo un giocatore anche di qualità. Abbiamo parlato con Filippini, no? Ci ha spiegato un po' il suo lumezzane. Senza tanti tatticismi, ha detto che la sua è una squadra molto corta, che ama prendere la palla e ripartire in contropiede. In questo momento specifico del Parma, potrebbe anche diventare pericoloso, perché loro magari hanno un po' più di velocità, è una squadra che deve salvarsi. Magari hanno puntato su una condizione fisica molto pronta fin dall'inizio. Potrebbero essere questo l'unico rischio o ce ne sono degli altri? No, è una squadra, io ho organizzato questa squadra qui, ha giocatori anche di qualità, non è che è una squadra operaia, ha giocatori di qualità, cioè Gini che insomma ha giocato in Serie B, con il Pisa, ha giocato in altre squadre importanti. Hanno due esterni, secondo me, molto rapidi e molto bravi tecnicamente, hanno altri centrocampisti, hanno terzini che spingono. È una squadra, come dici te, è proiettata a essere brillante perché sono tutti rapidi e veloci. Noi in contrapposizione dobbiamo essere bravi lì a mantenerci equilibrati. La cosa che chiede è questa, l'equilibrio sarà fondamentale proprio per cercare di non permettere agli avversari di fare queste ripartenze. E loro cercheranno chiaramente di giocare dietro la linea della palla, l'hanno fatto col Teramo, perché l'hanno fatto in casa col Teramo, quindi la riproporranno sicuramente perché poi hanno, ripeto, hanno grosse capacità di ripartenza. Lì dobbiamo essere bravi noi a non permettere. In attacco può giocare dal primo minuto, credo. Io sto bene, si può giocare, potrebbe giocare. A proposito del centrocampista, abbiamo visto Rodriguez ritornare a Collecchio. Ci sono possibilità che possa rimanere oppure lo state, è in fase di valutazione? È arrivato, ha chiesto se si poteva allenare, sono qui, solo questa Ah, cosa. quindi non è un giocatore che rientra Quindi è un nel... giocatore in questo momento che lui ha chiesto di allenarsi, noi gli diamo l'opportunità di allenarsi, visto che lo scorso anno è stato un ragazzo comunque ha dato un valore importante al Parma, al Parma Calcio, quindi gli diamo l'opportunità, visto che ci ha chiesto di potersi comunque preparare.
Altre domande? No? Ok, grazie a tutti.